Bentornati su ManaTube, io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa sta parlando, qui, in questo link, trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende, speriamo possiate apprezzare e buona visione. Ciao a tutti e bentornati su ManaTube, Damian, l'invidiabile Spec. Bentornati! Bella vita. E ManaTube per voi con Centurion Commander, la Elia contro Liesa. La Elia contro Liesa. E uno scontro tra Monored contro Hordes of Midrange, menarsi comunque in generale. Il miglior turno 1 della storia per Monored? Relic of Progenitus. Può essere. Beh, anche prima l'altro uno, anche là Bojuka Bog. Via. Ma insomma, non può essere sempre il turno 1 dei sogni. Esatto, bisogna accontentarsi anche di alcuni turno 1 un po' così. L'importante è avere un buon turno 2, tipo Corellico Frodenco per pescare, perché meglio che non posso fare nient'altro o non voglio fare niente di meglio. La Elia turno 3, quello che deve fare, l'attacco è invece carta trappola. E invece un trattore! Bip bip! Swift Reconfiguration che ti fa diventare... Diventa un Landini! Diventa anche tu un Landini! E niente, no, qua cosa vuoi fare? Swift Reconfiguration perfetta per questo tipo di carte. Sì. Sarebbe molto più scarsa contro Dark Confidant. Ma che invece, contro una carta che deve attaccare... Tutto molto più lento. Dark Confident, bellissima anche questa immagine con un vecchio giocatore che è stato immortalato in una figurina, una delle cose più belle di Magic per me. Sfeccio, prendo la terra che fa un nano, con un elementale ma è un nano. Ma c'ho anche, e gioco anche un cavolo di drago, il drago 4-4 sushi per che amici. Però mi attiva il mio veicolo trattore Landini che fa le sue cose. Diventa un po' più grosso. C'ho una terra carta. Di... Non posso giocarla. Però, vabbè, sì, era da Dean of the Dog o the Bugbear. C'è Lily Gruber in cima al mazzo che mi fa perdere 3 vite. Qua siamo già a 22. E comunque nessuna terra doppia per Liesa. Sì? Sono quelle cose belle che dici, oh che bello, gioco tante basiche per un buon motivo. E riesce da un porto. Il porto, che è sempre una carta interessante. Trovarla quella turno 1. Esatto. Forse faceva di più. Stoneforge. Vado a prendermi gli Skinieri. Alla fine Stoneforge per Skinieri è sempre un bel andare. Beh, buono. Che alla fine dà fastidio e la prossima creatura che entrerà sarà ancora più forte. Sempre comune. Qua ci sono 4 danni volanti e si arriva a un 18. Sì. Grazie, la telecronaca ci dei serve punti di vita. Anzi no, era un 15 in un qualche modo, anche con dei danni forse di... Del drago. Niente, qua si gioca il Goblin Crater Maker, può uccidere Emrakul, può distruggere anche gli Skinieri, perde una vita per Bloodchief Thirst, sì, una removal che può servire, è un po' pesante in questo momento. Urza Saga che fa sempre bene alla salute, però cioè, intanto, come una mela al giorno, una sola terra nera, quindi comunque siamo lì che... Ok, gioco Liesa, ma mi faccio 4 danni con Pirokinesis. Bellissima carta. Cioè, esili una carta rossa, 4 danni suddivisi a instant. E però ci manca un danno. A parte che me ne sono fatti altri 2, quindi sono a 22. Kamikaze, il goblin poi... si schianta per uccidere esatto. Liesa. Liesa che è un po' la staffa di questo matchup, perché 5-5 con Lifelink. Con Lifelink ti permette di recuperare i punti vita che tu perdi, perché anche tu quando giochi spell perdi 2, ma l'oppo non ha un coso con Lifelink. Sì. Fondamentale per Monored cavarla il più velocemente possibile, altrimenti diventa molto complicata. Qua guarda il suo trattore. Più bel trattore. Si attacca, volanti, perché non ci sono bloccanti volanti, sono altri 4 danni. Si va a 10. Liesa è un po' bassa, eh. Ecco, Liesa adesso è in una situazione brutta. Bruttissima, con più. Bruttissima. Perché deve giocare Liesa. Però comunque sa che dovrà perdere vite e deve poi rimattaccare. E se gli muore Fury ti schianta, c'è poco quindi da fare. Situazione complicata, a dir poco.
Complicate dire poco, devi pagare i due punti vita per giocarla, almeno però non devi pagare il mana in più. Qui però c'è da tappare la gioco e perdi i miei due punti vita, vado a 8. C'è da dire che adesso non so quante carte ha in mano il giocatore di Laelia, una se ha una sola non è facilissimo che abbia. Esatto. Poi gli dai gli schinieri. Non si tocca. Non si tocca più niente. Che fai, tocchi? Non si tocca. Qua c'è Bob. Per gli amici, ecco, Bob che adesso dovrebbe morire. Deve morire Bob, secondo me. Non è un buon momento per Bob. Il cimitero si guarda. Non semplice, Fury. Ma si propone Fury perché è l'unica creatura che riesce effettivamente. Qua. Bob mandato sotto al trattore. Bob aggiusta tutto perché qui dice difendo la situazione. Ok, e Blood Moon. Ecco, Blood Moon, penso che di paludi non ce ne siano lì. Non ci sono paludi. Basiche, ovviamente. La Fetch, tra l'altro, mi cerca bianco. Solo bianco. Quindi pianura o non foresta. Non cambia nulla. Quindi Urza Saga esplode. Sì, perché Blood infatti, Moon... infatti si vede i gesti del vigile per dire guarda che ti guarda esplode Urza Saga. Niente nero, due carte nere sicure in mano almeno. Sì, un'altra terra che da solo bianco. E con che da solo rosso. Un buon sasso. Che mi devo fare due danni per giocarlo e poi per darmi nero mi devo fare un altro danno. Situazione critica. Molto bene. Siamo a 6 per quanto riguarda l'angelo. E si va anche a 5 perché gioco qualcosa. Gioco il cagnaccio almeno per difendere... A lifelink qualcosa sì. Fa. Una carta che nel concetto di 8 bears funziona sempre molto bene. Carta perfetta. Questo qua è il problema. Si preferisce attaccare per guadagnare... vita, subito, sì, vita. Bisogna provare a guadagnare della vita. Per ora, avendo gli schinieri, schinieri dati al cane. Il cane è intoccabile. Però il cane deve. Il cane va sotto Fury, non si guadagna della vita perché Fury ti ammazza strike. Prima, prendi un po' di danni. Pescata della vita? Se fosse qualcosa di bianco, sì, dipende se è qualcosa di bianco. Se qualcosa di nero, perderemo altri punti. Ok, ok, sono prese altre sberle. E... si fa l'agente, l'op-op gadget, sì, che anche lui fuori dal può cappello. Bloccare, effettivamente. Però blocca. Oh, sì, insomma, è un po' complicato. 2-1-1 rapidi perché in no? End. Perché comunque no? Top, tra l'altro due leggende in gioco, e quindi costato anche poco il ragazzo. Il ragazzo è costato un po' meno del solito. E sono danni questi perché ho un 3-3 double strike, un 4-4 volante, un 1-1 e, e altri due 1-1. 4, 5, 6, 7. Blocchi 1, il più grosso e gli altri sono 7. 4, 5, 6, 7. Precisi. Bene, G2. Non trovare le terre a volte è proprio devastante. Serviva una palude e vinco. Quante volte si è detto? Quante volte l'avete pensato? Anche quando prima di che l'attore facesse turno 1, raga, ma l'avevate pensato e adesso dite: Ma no. Non mi serve più la palude. Mi serve più la palude. Mi serve un drop che blocchi o una removal. Qualcuno, Mister Ragavan. Gioco il mio Arcane Signet che serve poi. Si sceglie di dire vabbè insomma qualcosa fai di meglio che di quello che faccio io, però io sviluppo il mio c'è Stone che resta esiliata, cioè ha detto vabbè perché devo giocare una Stone quando posso guardando fare un drop a 3 molto più però cattivo che è in sinergia col mio, ma cioè ho perso una carta di vantaggio carte diciamo, però sto tenendo la mia sinergia forte. Beh, sì, che vale la pena 3-3 mena che non 2. Fa guadagnare vita. No, perché pronto? Questo mazzo. Ah, Imperatrice. The Emperor. Il Wandering che si è rivelato fa esilia creatura tappata. Meno quanto è forte una carta quando decidi di esiliarla a costo di comunque avere un cavolo di Velociraptor che ti sta attaccato alle caviglie. Sì. E qua faccio quella cosa dove esilio esiliato due per poter giocare il prossimo. Ok. Giocare proprio, sì. Non castare, giocare. Reckless Impulse. Esatto. Gioco Liesa perché ho giocato per... studiato per arrivare a quel punto lì. Faccio un 2-2 e va bene. Faccio un 2-2. Bone Crusher sul 2-2, via anche lui. Ci sta.
Comunque ha già fatto, quell'imperatrice lì ha fatto il suo. Ha fatto il suo, ovvio che c'è Liesa che non può guadagnarti vita, il Ferocidon. No, è gran carta. Ti attacca, ti attacca forte. Abbott of Keral Keep, Prowess. Ma io gioco Even Mind Sensor in Flash. Ok, perché no? Perdo altra vita, blocco tutti e due, con blocco entrambi, sì. Ferocidon che deve essere che tolto. Deve morire. E adesso si inizia a guadagnare della vita. Che Ferocidon ti teneva in scacco, Cioè, sì, senza è un po' un problema, perché Liesa gioca sul, appunto, devo guadagnare lì con la vita, esatto, mentre tu vai giù. Esatto. Se io non vengo giù con te è un problema. Esatto. E qua è anche poche terre, giocatore di Monoled. Sì. Si-Ching per modo di dire, perché sono 4 danni, lui un 5. Lui ha perso 60 vite perché aveva il ring, Barbarian Ring, quindi perdo 3. Mi faccio un bolt per... Però deve toglierla perché c'ha lifelink. Sì, 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 assolutamente. Non si può fare altrimenti. Non c'era neanche scelta. Non si può fare altrimenti. La vita è bassa, penso più bassa di quella che vediamo, ma dopo ci aggiorneranno. Ci aggiorneranno sulla cosa. Murderous Rider, avventura. Un'altra carta presente, forte per questo tipo di match, perché lifelink 2-3 tiene il campo, fa removal e cose, alla fine il suo lo fa. Qua faccio wasteland perché hai poche terre, prova a tenerti un po' in scacco. Ti tolgo quello che fa danno, ma che comunque dopo era un bolt, giusto? City of Traitors, che olè, cominciamo ad andare in un'altra direzione così, quando faccio nuovamente il mio comandante e mi sono fatto anche il mana rock, così dico, boh, prossimo turno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana e non ho più bisogno di giocare terra e le terre sono a posto. Qua Channel, Channel, carta, anche lui. Il giocatore di Monored non trova la terra e inevitabilmente quando si è indietro di così tanto mana, generalmente il turno è molto difficile starci dietro. Sì, adesso Liesa è in una bellissima posizione. È nella posizione che vuole Liesa. Cioè, tu hai poca vita, poche risorse e io ti tengo in scacco e gioco e ho una gitte. Gioco gitte molto dura la faccenda, però sì, in generale è molto complicato. Cioè, Liesa si guadagna la vita. Quando vai sotto i 4 punti vita contro Liesa, ma non puoi più giocare niente. Cioè, devi proprio avere le cose contate per riuscire a fare le tue cose, se no è un casino. Poi adesso il prossimo turno sono già i danni. Sì, c'è proprio da trovare. Niente, le terre qua non c'erano proprio. Perse nelle Pyroblast che ci sta nel mazzo, che in su matchup. Ci si aggrappa a quello che si ha. Giusto. Però qua non è. Poche terre ha fatto troppo la differenza. Cioè. Anche Git vuol dire gioco due magie in più, guadagnando 4 vite senza aver troppo patente, niente. E niente, qua era un pareggio. Poco tempo, alla fine ha detto: vabbè, si pareggia e via. Avete visto due comandanti che ogni tanto si vedono, ma a volte passano un po'. Ogni tanto vanno un po' nel dimenticatoio, ma poi ritornano. Quelli che ritornano, Liesa e la Elia. Mazzi comunque molto solidi che sono stati testati a lungo e che in centurio ogni tanto li incontrate. Dite, ah, però quello mi ha fatto faticare. Attenti a quel mono red che fa il furbo. Vi ricordiamo che ci sono tanti altri video di Centurion Commander che potete trovare qua sul canale e che per supportarci ci sono tanti modi. Un mi piace, commentando, anche solo facendoci sapere, insomma, se vi piacciono i nostri video, supportandoci con il Mana Toolbox Club, per avere più modi con il Patreon per riuscire a fare più video per i contenuti per voi. Vi auguriamo di vederci al prossimo video sempre qua su Manatum. Io sono Damian, questo è Spec, alla prossima.